porto di Trieste si caratterizza per crocevia tra Oriente ed Europa, quindi Trieste è ideale come porto di transito verso le destinazioni dell'Europa centrale. Il traffico dalla Cina comporta anche l'intercettazione di numerose partite, quindi di merci illegali. Nell'ultimo biennio quindi abbiamo effettuato sequestri per circa 80.000 pezzi riferiti a vari tipi di irregolarità, principalmente la contraffazione, poi c'è la parte che riguarda la sicurezza dei prodotti e quindi l'utilizzo di fallaci indicazioni. Si tratta di prodotti in plastica, quindi chiederemo alle autorità competenti il certificato necessario per essere a contatto con gli alimenti. No? Dal 1 luglio è in vigore un nuovo accordo siglato dall'amministrazione doganale italiana con l'amministrazione cinese, proprio finalizzata ad acquisire tutte le informazioni sia a riguardo di traffici illeciti, ma anche di quello che ci sta arrivando. L'ufficio effettua un monitoraggio costante sia tramite dei controlli automatizzati effettuati dal sistema centrale dell'agenzia sia tramite analisi dei rischi locali. Le organizzazioni criminali ragionevolmente si ritiene che ci possano essere, quindi non le abbiamo intercettate in loco, ma ci sono delle prassi finalizzate alla frode. Le tipologie di violazioni che più di frequente si riscontrano è la violazione del marchio CE, e quindi si tratta di merce non sicura, abbiamo poi riscontrato merce sicuramente contraffatta e la sottofatturazione. Qui abbiamo una serie di prodotti oggetto di controllo all'importazione che non sono risultati conformi alla normativa di sicurezza dell'Unione Europea. Questi prodotti sono privi della marcatura CE attestante appunto gli standard di sicurezza. In questo caso invece di questa pompa la marcatura CE è presente, ma da un controllo eseguito dall'autorità di vigilanza nazionale è risultata comunque non allineata agli standard di sicurezza. In particolare poi questi cuscinetti sono oggetto di una segnalazione a livello comunitaria attinente appunto il rischio di contraffazione di questa particolare categoria di merce. Parlare di criminalità organizzata cinese, posso solo affermare che si può presupporre questa esistenza dalla complessità dei traffici, dal loro volume, in quanto necessita l'organizzazione di un trasporto di questo tipo forti investimenti finanziari, si può presupporre che esistano delle organizzazioni.